Ciao a tutti ragazzi, oggi Dexibel Vivo S7 Pro. Allora, vi racconto un po' la mia, nel senso che io chiaramente da quando sono usciti i Dexibel li ho provati nei negozi con le cuffie, così insomma, e la sensazione è sempre stata buona, ma comunque ho sempre avuto qualche dubbio, qualche iniziale perplessità. Poi in realtà ho cominciato a guardare un po' di video quelli che faccio, quelli belli però, e mi sono accorto che insomma la cosa stava prendendo una piega sempre più seria, anche sempre più seguita. E insomma adesso, grazie a un amico che non si fa vedere, ma in realtà sono nel suo covo, questo personaggio, sono in Puglia in vacanza e c'è questo, sono nella tana del lupo. Questo è un personaggio che insomma si occupa di tastiere, che è un caro amico e mi ha dato la possibilità, ed è quello che insomma molto spesso è, diciamo, il mio spacciatore pugliese di tastiere, e lo è anche per molti di voi, immagino, che penso che sappiate di chi sto parlando. Comunque insomma ho avuto grazie a lui l'occasione di provare l'S7 Pro, che è uno stage piano. In realtà che la prima sensazione che ho avuto appena acceso è stata veramente di onestà, non so come dire. Questo piano è tutto quello che bene o male ci si aspetta da uno stage piano quando lo accendi, cioè la tastiera è bella, il suono è pulito, preciso. Devo essere sincero, non so, adesso questa credo sia abbastanza aggiornata, io non ho idea di quali siano i suoni che si trovano in rete, mi hanno detto che si trova tante cose, non ho approfondito, devo essere sincero, ma perché nel momento in cui mi sono seduto e ho sentito il suo suono, ho detto beh, insomma, ci siamo. Anche questa tastiera, sì, diciamo un po' simil avorio, porosa, insomma. Viene voglia di suonarlo, e infatti lo suono. Poi ci sono altri pianoforti, questo si chiama Vivo Live ed è il primo che si trova e devo dire molto efficace. Poi c'è questo Japan Grand. Japan Live un po' più chiaro. In generale devo dire, questa è una Prime. Ecco il Japan, questo è il Japan Bright. In generale più rumoroso, un po' più dettagliato. Molto realistico, però secondo me comunque rimane questo. Più equilibrato, che è proprio il primo che si incontra. Ed è quello che fa venire voglia di starci sopra.
insomma ci si fanno tutti e due i generi, come dicevano i Blues Brothers, però nel senso... Pianoforti sono, diciamo, io prediligo questo Vivo Live, non so di che cosa si tratti, da che pianoforte sia stato campionato, se non ho idea, potrebbe essere qualsiasi cosa, dai modelli fisici a chissà che. Piani elettrici. Chiaramente ci sono tutti gli effetti, è tutto molto a portata di mano, devo dire. Sono di X, ci sono pochi effetti, non sono dentro infilati nei reverberi assurdi o in, insomma non c'è trucco, questo mi piace. Belli, onesti anche questi, qua. Qui va poi, c'è la dinamica. Apre tantissimo, probabilmente è regolabile, anzi sicuramente. Drive. Sembrano belli anche gli effetti. Gli organi sono divisi, alcuni si chiamano con praticamente il settaggio dei Drovers, ma in realtà, insomma, per essere uno stage piano va benissimo, gli organi non sono mai, insomma, il forte di queste. Thank you.
molto, molta qualità su questi campioni. Sì, beh, insomma, adesso dirò una cosa che sicuramente qualcuno mi ucciderà, però insomma, un po' sulla falsariga nord come idea, soprattutto se si possono scaricare campioni dal sito, beh, meno male, nel senso che voglio dire, tanto funziona, perché no? E soprattutto quando accendi quello che dovrebbe essere uno stage piano e fondamentalmente ti trovi di fronte, a parte che tutto quello che abbiamo sentito è utilizzabile ed è utile live, nel senso che però è uno stage piano, quindi fondamentalmente le cose importanti sono il pianoforte, cioè prima di tutto pianoforte e poi piano elettrici. Pianoforte ottimo, molto onesto, molto vero, due modelli, mi sembra di aver capito, e la Pride. La Pride tra l'altro è molto realistico. Situazione live ci si trova ad aver bisogno di qualcosa di diverso dal punto di vista, non so, dobbiamo dare insomma, si trova subito la strada, basta meno. Dani! €2.190 e insomma, quindi combatte contro, diciamo, quelli della sua specie. Devo dire che, ecco, se posso dire la mia, il primo sentimento, se vogliamo parlare in questi termini, è stato di una cosa chiara, senza fronzoli, anche dal punto di vista del sentite, risponde bene questa, la resonance, tutti gli armonici si fondono in modo molto, molto interessante, ma non è, questa cosa non è invasiva, nel senso che nel momento in cui si suona, insomma, è tutto equilibrato, anche i rumori, mi sembra bello. Poi, su quello che riguarda il resto, a parte il pianoforte, lì va un po', andrebbe provato sul campo, poi
ci sono i controlli di split, si può dividere la tastiera e molto velocemente si può scegliere che cosa utilizzare insieme al piano. È immediato, è tutto molto immediato. È pensata bene, in modo intelligente. Ciao a tutti ragazzi, un bacione alla prossima!